Ciao ragazzi e benvenuti anche oggi come ogni martedì, nuovo video a tema Harry Potter. E prima di aprire questi due pacchetti che ho qui accanto a me, voglio ricordarvi che su Pampling troverete tantissime magliette potteriane come questa che indosso e anche di tantissimi altri fandom a 9,90€ più il 15% di sconto utilizzando il mio codice 7potter, utilizzabile infinite volte. Ma bando alle ciance, cominciamo subito ad aprire questi pacchetti e prima vorrei cominciare da questo che arriva da Amazon e che tengo da parte già da troppo tempo e poi questo qui che è invece un acquisto che ho fatto su eBay, ma di cui vi parlerò tra poco. Ragazzi, qui dentro è contenuto il piccolo asticello di Running Press, asticello che ho ordinato subito quando è uscito anche in Italia, è arrivato in due giorni, ma che tengo da parte ormai, non so, tipo da due mesi. Quindi apriamo da qui la nostra scatoletta, anzi, aspetta, la richiudiamo, visto che non devo fare queste cose, sennò Amazon poi può capire che è possibile manomettere i pacchi, cosa che ho segnalato diverse volte, ma vabbè. Andiamo a tirare la nostra linguetta come le persone per bene, così, e andiamo ad aprire il nostro bel pacco, ok, come si dovrebbe fare. Ecco qui il nostro piccolo asticello, ragazzi. Vediamo com'è all'interno, sono curiosissimo perché ho visto tante foto anche su Instagram e sembra abbastanza grande. E la scatola però è molto più piccola dell'asticello, quindi sicuramente sarà in materiale gommoso. A questo punto non ci resta che tagliare il nostro sigillo e andare a guardarne il contenuto. Ecco qui, posiamo il nostro bisturi, mi è caduto un sacco di cartone sulla scrivania, dovrò pulire. Ed ecco qui il nostro asticello, all'interno ci sono anche altre cose, quindi tiriamo prima fuori queste. Troviamo questo cartoncino con scritto asticello e all'interno una descrizione degli asticelli a quanto pare. E poi dietro è tutto logato Warner Bros. Wizarding World, quindi oggetto assolutamente ufficiale. E ci sono altri due oggetti, che bellezza ragazzi, questa volta non c'è il solito libretto con gli adesivi che non mi fa proprio impazzire, in questo caso abbiamo ben due magneti, quindi già questo vale la spesa, io l'ho pagato circa 6€, troverete sotto in info box il link, ma il solo fatto che contiene due magneti, due calamite di queste qui semirigide, già devo dire che è tanta roba, questa qua andrà a finire sicuramente sul mio frigo, quindi le mettiamo qui e ne abbiamo comunque una con la foto di Pickett tratta dal primo film Animali Fantastici e poi con la scritta asticello che compone il corpo di Pickett. E poi finalmente arriviamo al nostro asticello vero e proprio che è contenuto in questa bustina e adesso andiamo a sconfezionare. Vediamolo, vediamolo com'è. Ragazzi, devo dire che è davvero molto molto bello, molto molto ben fatto. È proprio grande, presumo sia proprio a grandezza naturale. Dietro è abbastanza forato e mi ricorda tantissimo dei pupazzetti che io trovavo nelle patatine quando ero bambino, che avevano appunto questi fori dietro perché all'interno era presente un filamento di metallo e probabilmente hanno una loro utilità e servono a rendere snodabile il nostro pupazzo, quindi infatti anche Pickett è snodabile. Mi piace davvero tantissimo, spero riesca a stare in piedi da solo, ma ne dubito fortemente. Vediamo un po', sì, direi che lavorandoci un po' sotto nelle gambe si riesce a farlo stare in piedi. Davvero molto molto bello questo Pickett che andrà a finire immediatamente nella mia collezione. Ragazzi, non posso fare altro che straconsigliarvelo, per 6€, poco più, avete una versione ufficiale Warner di Pickett, due magneti e quindi ragazzi che ve lo dico a fare, correte a comprarlo perché questi qui si esauriscono sempre abbastanza in fretta. Mettiamo qui accanto il nostro Pickett, togliamo la scatola e adesso arriviamo al pezzo forte. Ragazzi, qualche giorno fa uno di voi mi ha contattato perché ha acquistato su eBay la versione, quella Collector Limited Edition delle fiabe di Bedelbardo, quelle che vi ho mostrato tanto tempo fa che trovate sul canale andando a cercare nella playlist Harry Potter. È appunto la copia, la riproduzione della versione originale che Amazon vinse all'asta da Sotheby's.
Bene ragazzi, questo ragazzo ha trovato all'interno di quel volume, quindi del librone gigantesco che riproduce un volume di Hogwarts che poi si apre, all'interno trova il sacchettino con all'interno ancora una volta la versione manoscritta riprodotta delle fiabe di Beelzebub. Sotto quel sacchettino ha trovato un libro che io non avevo. E documentandomi assieme a lui abbiamo un po' fatto brainstorming, abbiamo cercato su internet, abbiamo cercato di capire cosa fosse quel libro e perché si trovasse all'interno di quel volume e siamo riusciti a capire che lui ha fatto un grandissimo affare perché ha trovato quello in omaggio e comunque ha pagato il tutto meno di quello che pagai io all'epoca. E questo volume siamo riusciti a capire fosse la copia che veniva distribuita all'interno dell'asta, quindi il giorno dell'asta da Sotheby's veniva distribuito questo libricino dove veniva raccontata appunto la storia di questo volume che stava andando all'asta. Questo libricino che sono andato subito a ricercare perché lo volevo anch'io e sono riuscito ad acquistarlo su eBay da un ragazzo inglese per circa 50 euro, ma davvero se ne trovano pochissimi, ho cercato dappertutto e i prezzi sono anche molto più alti, si arriva tranquillamente intorno ai 100 euro. Io sono stato fortunato, quindi ragazzi andiamo subito a guardare assieme questo volume. Tagliamo lo scotch, ha riciclato anche lui un pacchetto di Amazon, quindi poco sicuro perché si può aprire da questa parte, ma va bene. Ok, e tiriamo fuori il nostro libro, posiamo il bisturi, eccolo qui ragazzi, ecco qui il mio tanto agognato libro che ho cercato per qualche giorno perché dovevo averlo assolutamente, eccolo qui, si tratta appunto di questo piccolo volumetto con nella copertina il manoscritto, l'illustrazione originale di J.K. Rowling, c'è anche la data Sotheby's Londra 13 dicembre 2017 e sul retro troviamo tre teschi con il simbolo dei doni della morte che sono i tre teschi dei tre fratelli. Ebbene ragazzi, è in ottime condizioni, sono davvero felicissimo di averlo acquistato e all'interno, adesso vi farò vedere qualche pagina magari, è raccontata appunto la storia di J.K. Rowling. Qui abbiamo una sua foto, qui abbiamo un suo autografo, naturalmente non originale, stampato, e poi ecco qui che ci sono diverse fotografie dell'interno del libro, perché appunto questo volume serviva a spiegare cosa si stava andando a comprare, che cosa la gente più che altro stava tentando di aggiudicarsi, perché era davvero un pezzo costosissimo. Qui abbiamo anche delle scene dove ci mostrano come è stato creato il libro, che è fatto in vera pelle, che ha delle incisioni in argento con delle pietre preziose, quindi c'è un artigiano che ha creato le copertine di questi libri e quindi veniva appunto tutto spiegato nel dettaglio con tantissime foto dell'interno. Qui abbiamo un bozzetto, come potete vedere, dell'artista della copertina pensata da J.K. Rowling, quindi davvero molto molto interessante questo volume che non era possibile acquistare, infatti non ha un codice a barre, non ha un prezzo, non ha nulla, è semplicemente un volumetto che Sotheby's dava a chi partecipava all'asta, tutto qui. Io non ne ero a conoscenza, quindi ringrazio tantissimo questa persona per avermelo fatto conoscere, l'abbiamo scoperto assieme e naturalmente lui ha fatto un affarone e io comunque l'ho trovato ad un prezzo più che accettabile e lo andrò immediatamente ad inserire all'interno del mio volume. Quindi grazie ancora per la dritta, tante volte sono io a segnalarvi le cose, ma tante altre volte siete voi che mi segnalate le cose e io vado a spendere, come voi, tanti soldi nella mia collezione potteriana. Bene ragazzi, con questo anche per oggi è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate di Pickett che trovate sotto in info box linkato da Amazon, fatemi sapere cosa ne pensate di questo volumetto, se ho fatto bene ad acquistarlo, se magari diciamo che non era proprio una spesa fondamentale, fatemi sapere, sono qui, curiosità, commenti, tutto sotto, io vi raccomando, lasciate un mi piace, commentate, condividete, attivate la campanella e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video potteriano e a breve con tantissime altre novità. Ciao!